Un consiglio fondamentale per non infortunarsi nel calisthenics. L'unico e fatidico consiglio: non fate ciò che non siete pronti di fare. Cazzo, è semplice. Ed è semplice da percepire, ma nessuno cazzo lo fa. E per il semplice fatto che vedo sempre, più spesso video in cui magari fanno una determinata schizza, mettiamo un esempio semplice, anche da percepire, da vedere, perché effettivamente lo vediamo quotidianamente tutti i giorni in vari video in cui una persona si allena, sono i planche agli anelli. Cioè, se tu fai una planche asimmetrica agli anelli, ok, non continuare a farla, cioè correggi cazzo la tecnica e poi ritorna a fare tali movimenti agli anelli in maniera più specifica. Quindi fai esercizi specifici, fai condizionamenti specifici, condiziona le muscolature stabilizzatrici all'interno del determinato esercizio che appunto è instabile oltretutto e quindi crea molto più stress all'interno della skill stessa. Altro fattore che è fondamentale, se oscillate oltretutto e gli anelli vanno in giro in largo e in manca, cazzo no, non va bene perché effettivamente la muscolatura stabilizzatrice non è ancora pronta per sostenere tale esercizio e quindi il vostro corpo, le vostre attivazioni specifiche non sono effettivamente così performanti e così stabili, se si può definire così, per attuare e arrivare ed allenare quella determinata cosa. Ok, non siete ancora pronti. Ok, mettiamo caso un ginnasta che quando lo vediamo sugli anelli, gli anelli non si muovono in largo e in manca, stanno lì stabili, sono fissi, perché comunque loro usano e hanno le attivazioni specifiche effettivamente perfette, impeccabili, che possono sostenere tale posizione, tale percezione del gesto specifico, quindi si attuano in maniera specifica, fanno le attivazioni in maniera specifica, le muscolature stabilizzatrici sono abbastanza condizionate e quindi hanno tutta la preparazione per poter attuare tale set. Cioè, mentre effettivamente nel calisthenics vedo sempre e sempre più spesso che si attuano posizioni e skills che effettivamente non sono ancora in grado di fare. Detto ciò, effettivamente non date consigli a queste persone. Cioè, nel senso che quando io mi sono mangiato il fegato per un sacco di anni nel correggere magari chi vedeva il parchetto che faceva un gesto magari dannoso, ma effettivamente poi effettivamente ti mangi il fegato, punto e basta, perché tanto una persona che non vuole essere aiutata, una persona che non vuole ottenere e acquisire consigli, ok, non le attuerà mai, ok? Una persona che non vuole essere aiutata non può essere aiutata, se si può definire così. Quindi anche lì non date consigli, non date nemmeno a mangiare il fegato nel correggere determinate cose. E io ero il primo appunto del subito correggere una determinata persona perché proprio mi gira il cazzo, ok? Vedere gli esercizi fatti in una determinata maniera e poi magari quella persona lo va a insegnare a un'altra perché sei lì al parchetto e fai il guru al parchetto così, giusto per. Però, ragazzi, il concetto sta proprio lì: non fate qualcosa che non sapete fare, non fate un cazzo, cioè tornate indietro di 2 passi. Ok, sembra che effettivamente ci si impiega di più, ma il percorso più veloce è sicuramente il percorso in cui non si salta nessun step, nessun tassello. Ok, vediamo spesso e spesso volentieri persone professionisti che si spaccano i tendini perché effettivamente attuano una gestualità in cui dicono sì, ho la forza per farlo e quindi atto subito quel determinato esercizio o determinata skills e replicano continuamente la skills in versione finale, ma è scorretto perché se non l'hanno mai fatta e non hanno mai avuto un condizionamento, prima o poi ti spacchi, magari riescono a farla, ma a lungo termine ti spacchi perché mancano i tasselli e i condizionamenti degli angoli specifici di potenziamento di quel gesto specifico e quindi è veramente veramente importante, non fate cose che non sapete e non siete ancora pronti di fare.